Benvenuti ad una nuova puntata delle 3 TV News sulla tecnologia a cura di Punto Informatico. Io sono Carola e questo è il sommario di oggi, 16 gennaio 2008. Londra, le PR passano per YouTube, le cave dei social network, visti biometrici per il Regno Unito. Sigla. Londra, le PR passano per YouTube. L'importanza strategica di Internet nelle pubbliche relazioni è cosa nota. Il fatto che la politica sempre più spesso utilizzi YouTube per diffondere i suoi messaggi è un fatto accertato. Meno scontato invece che il governo inglese ricorra a YouTube per rifarsi il look. Lo ha annunciato il Foreign Office britannico, il Ministero degli Esteri. L'idea è lanciare la prossima primavera una campagna di comunicazione per raggiungere i giovani, in particolare gli immigrati islamici, e per sciogliere le tensioni causate dalla guerra contro il terrorismo. Una novità che si aggiunge alla campagna già lanciata a dicembre, quella per trovare nuove reclute per l'esercito, l'aviazione e la marina britannici. YouTube, dicono i rappresentanti del governo inglese, può diventare la chiave di una nuova comunicazione istituzionale, un test che sarà seguito da vicino dai governi di mezza Europa. Le cave dei social network. Aprire una propria pagina web o un blog, inserire le proprie foto, usarla per collegarsi alle pagine dei propri amici, lasciare messaggi sul loro blog, commentare le loro foto. Così si comportano decine di milioni di utenti che in tutto il mondo utilizzano le reti sociali, come MySpace o Facebook. Quello che la maggior parte degli utenti non sa è che tutte le loro attività vengono monitorate dagli studiosi del comportamento. I sociologi di alcune grandi università americane stanno costruendo una serie di nuovi modelli teorici basati proprio sull'uso dei social network. Ricercatori dell'Università di Los Angeles e quella di Harvard stanno raccogliendo sistematicamente dati da Facebook e spiegano. Quei dati riguardano fasce omogenee di persone e possono essere trasformati in un riferimento per ogni tipo di analisi. Chi non volesse fare da cavia può decidere di rendere le proprie pagine accessibili soltanto ai propri amici. Ma i ricercatori assicurano, la privacy è garantita, i dati dei singoli individui non vengono conservati, basta crederci. Visti biometrici per il Regno Unito. Annunciata da tempo, arriva la svolta. Dalla fine di gennaio, tutti coloro che vorranno ottenere un visto per accedere al Regno Unito da più di 133 paesi diversi dovranno sottoporsi a un'analisi biometrica. In particolare, da febbraio sarà necessaria la registrazione delle impronte digitali. Il database delle impronte, in sperimentazione da quasi un anno, sarà pienamente operativo entro i prossimi 10 giorni. Già oggi raccoglie più di 1 milione di record, le impronte cioè di più di 1 milione di persone. Secondo il governo inglese, il database ha già consentito di individuare 10.000 richieste di visto abusive, fatte da persone che non ne avevano diritto per aver già chiesto asilo o altre forme di immigrazione. In 500 casi sono state cancellate richieste di visto da parte di persone che avevano assunto una falsa identità, ma questo è solo l'inizio. Il futuro prevede l'adozione di 10 step tecnologici per difendere le frontiere, all'insegna della tecnologia e della biometria, in nome della sicurezza. E anche per oggi è tutto, alla prossima, ciao!